A Milano si vede il mare. Non stiamo vaneggiando, ma stiamo semplicemente ripercorrendo la suggestione enologica dell'Associazione Italiana Sommelier di Milano, che ha focalizzato la propria attenzione sui vini del mare. Il Veneto e la Campania, la Liguria e la Puglia, la Romagna, le Marche e l'Abruzzo e le grandi isole, Sicilia e Sardegna. Cosa accade alla vite che respira l'aria salmastra? Il mare nella vita non solo è salmastro, il mare nella vita è il territorio, il racconto, è la storia, è l'arrivo verso spiagge nuove. E queste spiagge che cosa raccontano? Questo per noi è proprio la filosofia di questo banco. Abbiamo cercato di unire l'Italia, di fare questa collana bellissima di varie culture che si uniscono dentro una sala e ogni azienda racconta proprio la sua eccellenza. Il grande blu che incontra il grande rosso e il grande bianco, incroci non solo cromatici ma anche aromatici e gustativi. Per conoscere il vino bisogna provarlo, non c'è niente da fare. Bisogna continuare ad assaggiare più tipologie e sentire che nota dona il mare a questi vini. Il ghiaccio delle bulle come gli scogli, i riflessi delle bottiglie che richiamano il riverbero del sole sulle onde. L'Italia dei mari si racconta in una sala. Dal sud della Sicilia, grande continente e identità nazionale costitutiva del DNA italiano. E soprattutto la Sicilia del Frappato e del Cerasolo di Vittoria, che sono i due vini principi del luogo. E il Frappato, che è un vino particolarmente leggero, profumato e fragrante, è proprio il vino principe per il pesce, per cui negli anni si è ricavato questo spazio importantissimo che è proprio il vino per il mare, per i piatti di mare. In Romagna c'è chi da 50 anni compie esperimenti di commistione con una filosofia di vino dei cugini d'Oltralpe. Diciamo francesi, cioè dei vini che nascono dal territorio dal quale appunto riusciamo a tirar fuori l'essenza del Sangiovese e dell'Albana, ma con dei concetti, se vogliamo, un po' azzardati. Per la Romagna, con dei concetti di freschezza, con dei concetti di profondità, di selezione clonale. Le Marche si presentano con la riserva del Conero, straordinario ecosistema a due passi da Ancona. Nella fattispecie nella spiaggia di Portonovo, Numana, Sirolo, quindi spiagge che voi tutti conoscerete, e in questo caso i nostri rosso conero, rosato, che derivano da Montepulciano, hanno questa influenza. Quindi quest'oggi vi porto il mare Adriatico con la terra calcarea e rocciosa del Monte Conero. Il milanese balneare è parte di una tribù che si disperde verso varie mete. L'Italia dei mari lascia loro davvero l'imbarazzo della scelta. Ah beh, assolutamente sì, perché no? Perché comunque c'è la Liguria, c'è la Sicilia, ci sono proprio tutte quelle zone privilegiate, forse un po' più lontane alcune, più vicine altre, ma sono la destinazione di tante nostre giornate al mare. Arriva l'estate, si torna in spiaggia, nulla di meglio di un calice sorseggiato a riva, anche se con questi sommelier il mare lo si può trovare a Milano.